Prendi tre mele e fai questa meraviglia per colazione, non te ne pentirai. Prendo tre mele e le sbuccio. E ora le grattugio sui fori più larghi. Una volta grattugiate, le strizziamo, poi questo succo ce lo beviamo dopo. Volentieri. Che fai, Diana? Che buono questo succo! Ora sulle mele metto della cannella, mescolo bene e le metto da parte. Ora nella ciotola prepariamo l'impasto, quindi aggiungo 250 g di farina, qui sto usando quella di grano saraceno, poi aggiungo 120 g di eritritolo oppure anche zucchero potete usare, poi grattugio anche la scorza di un limone. Diamo una mescolata. Ora aggiungo un uovo, 60 g di olio di semi e 50 g di acqua. Mescoliamo. E a questo punto impastiamo a mano. Sposto l'impasto sul tavolo, così lo impastiamo meglio e gli diamo una forma un po' più omogenea. A questo punto prendo un foglio di carta da forno, appoggio l'impasto sopra, lo divido a metà, questa la mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo di questa metà. Quindi spolveriamo il panetto con della farina di grano saraceno e ora lo stendiamo. Dobbiamo ottenere un rettangolo. E ora spostiamo l'impasto steso direttamente con la carta da forno all'interno della teglia rettangolare. E ora stendo anche l'altra metà dell'impasto nello stesso modo. Quindi spolvero con un po' di farina e poi stendo con il mattarello. E anche questa metà è stesa, quindi la mettiamo un attimo da parte e riprendiamo le mele. A questo punto le distribuisco sulla base nella teglia. E ora possiamo riprendere l'altra metà che abbiamo steso e semplicemente capovolgerla. Sigilliamo bene i bordi, prima con le dita, schiacciamo così, e poi la sposto un attimo sul tavolo perché nella teglia non riusciamo a farlo, e schiaccio bene con i rebbi della forchetta, così siamo sicuri che è perfettamente sigillata. Diana, ma sembra un agnolotto gigante. Beh, non è proprio la forma finale questa. Rimanete fino alla fine così vedete. E ora con la rotellina ritaglio l'impasto in eccesso. La rimettiamo nella teglia e ora bucherelliamo con la forchetta. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. La nostra schiacciatina è pronta, c'è un profumo meraviglioso in cucina. Prima di andare a vederla però mettete un mi piace al nostro video, mi raccomando, condividetelo anche, in questo modo non vi perderete nessuna delle nostre ricette e novità che stanno per arrivare. Andiamo a vederla, Diana. Andiamo a vederla, io ho già cominciato a tagliarla, Wow. l'ho fatta raffreddare ovviamente e adesso andiamo a dividerla in piccoli pezzettini. Buon profumo che c'è, tra l'altro. Finiamo con una piccola spolverata di zucchero a velo. Guarda che meraviglia! Io sono pronta per l'assaggio, anche se in realtà so già che è buonissima, perché questo è il dolce della mia infanzia. E ogni volta confermo, è strepitoso.